Buongiorno ragazze, ciao a tutti e a tutti, nuovo video Chiacchiericcio, come state oggi? Spero bene. Allora, questo è un video dove vi parlo un po' di tutte le mie cose, ovvero appunto Chiacchiericcio, cosa direi? No, ancora non mi sto truccando perché fa un caldo buio, non so da voi ma da me fa molto caldo. Ah, già vi dico che se vi piace questo video mettete un bel pollice in su, un commento e iscrivetevi al canale se questo canale vi piace, vi fa piacere restare in mia compagnia ovviamente, e attivate la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento. Iscrivetevi ovviamente su TikTok, Instagram e Facebook, anche se Facebook lo uso poco per pubblicare i miei video, ma vabbè. E niente, allora, dunque, io cosa dire di bello? Oggi è una giornata più tranquilla, più calma, il caldo si è un po' attenuato, ma penso che in serata, non lo so, vediamo. Ora ho lasciato tutte le finestre aperte perché c'è un caldo, cioè caldo non ce n'è, però insomma, vabbè. Ciao. E niente. Dunque, adesso io metto a posto, poi ci vediamo dopo, dai. Ed eccomi qua. Allora, ho appena spazzato, ho lavato le tazze della colazione, qui la caffettiera. Non vi ho fatto vedere tutto ciò perché tanto era inutile far vedere tutto ciò. Ho anche spazzato, non so se l'ho detto, ma lo ridico. Sì, ho spazzato. E niente, sì, lo so. Mi direte perché non sei truccata? Ragazzi, c'è troppo caldo. Non ce la faccio proprio a stare truccata. Vabbè. E nulla. Adesso che dire? Non lo so se mi guardo qualche altra cosa su YouTube o se continuo il video, non ne ho idea. Sono con la televisione accesa, non so se si sente, però presumo di sì. Mamma mia, che caldo che c'è! Non si respira. Ieri non sono andata al mare perché mi sono sentita poco bene, era troppo caldo, avevo le palpitazioni e con le palpitazioni al mare non ce la si fa perché proprio non c'ho voglia, non voglio sentire ancora più male, non voglio avere qualche attacco di panico e tutto quanto, vabbè, no, vabbè, quello, a parte quello, sì, è così ragazzi, quando mi sento poco bene preferisco stare a casa, al fresco. Con le persiane tutte chiuse, anche con no, vabbè, l'aria condizionata non funziona da noi, però in compenso abbiamo le porte che le teniamo chiuse, le serrande, e anche le serrande della finestra, cioè le tapparelle della finestra, come si vogliono chiamare. Ad ogni modo, ieri me ne sono stata bella straviata, bella spaparanzata sul mio divanetto a guardarmi un po' di video su YouTube. Scusate per l'assenza se ogni tanto mi assento su YouTube, ma è anche perché o faccio video o li guardo, faccio video. Tutte e due non ce la faccio a farle. Non perché mi sento pressata, no, non c'entra niente. È perché c'ho troppo caldo e non ce la faccio a fare tutte e due. Perché un po' dovrei guardare video, ma non è solo quello, un po' vorrei fare anche qualche video su TikTok, su TikTok, sì, esatto, e un po' su Instagram, mandare qualche foto. Era questi social, devo dire la verità, impegnano un po', molto, e quindi chi fa video come me e chi fa foto è altrettanto, mi può capire, e sono sicura che chi mi segue di voi mi capisce alla svelta. Già, è nulla. Io adesso che dire? Nulla. Oggi il tempo sembra un po' nuvoloso, però c'è caldo lo stesso, non so perché. C'è molto caldo. E niente, questo è quanto. Io non lo so perché questo sudore del microonda.
La fronte blu. Niente. Ah, sono stata al dentista in questi giorni, se non erro avant'ieri o ieri, non mi ricordo, e vedete qua, questi due denti, me li hanno otturati e poi me li hanno anche sbiancati, vedete? Non so se sia pulizia denti, non ne ho idea, però questo qua era molto nero ed è ritornato automaticamente bianco, automaticamente si va per dire perché me l'ha, come dire, me l'ha sbiancato, quindi niente, me l'ha sbiancato e vedete, non si vedrà molto. Vabbè, adesso ho bevuto il caffè e tutto sembra un po' giallognolo, ma fidatevi, quando vado a farlo diventano ancora più bianchi. Quindi ho fatto un capolavoro, il dentista è stato molto molto bravo, sì. E lo so, ho fatto l'anestesia e fa malissimo, però dopo aver sofferto, almeno si ha un po' di benessere, perché benessere si fa per dire che, come si può dire, sì, hai la bocca che è più bella, più caruccia, più curata, più ben curata, dai. Hai un po' di bocca più. Cioè, io perlomeno parlo di me, per la mia esperienza personale, andando al dentista, ho cercato di otturarmi questi denti. Ma che ore sono? Aspetta un secondo. Sono 9:32, 9:30, va bene, ok, che caldo che fa. Allora, ragazzi, comunque, il dentista sì, mi ha un po' fatto soffrire, ma però diciamo che è molto bravo. Sono andata a Tempio Pausania, per dire la verità, a fare l'otturazione al dentista. E poi ovviamente ho fatto tutto ciò che c'era da fare e me ne sono tornata a casa. Cioè, ovviamente, giusto che sia. E niente. Quindi, tutto sommato, da quel che finisce bene, quel che finisce, quel aiuto è bene, quel che finisce bene. Mamma mia, che sonno che ho, ragazzi, non potete capire il sonno che ho. Mi sono svegliata, cioè mi sono coricata presto e mi sono alzata un po'. No, non. Cioè, come devo dire, mi sono svegliata prestino, non molto presto, tra le 6 e le 5, ma neanche, boh, vabbè, non mi ricordo, ragazze. È una pomeggia addormentaticcia, però. Addormentaticcia si dice? Vabbè, comunque, ci siamo capiti. Ero assonnata quando mi sono svegliata. Infatti, non so ma come mi chiamo quando mi sveglio. Allora, a parte gli scherzi, ero stanchina, dai. Ero molto stanchina stamattina. Anche per via del caldo. Non si dorme molto quando c'è caldo. Non so se capita anche a voi, ma non si dorme molto quando c'è caldo. Cioè. E niente. Quindi, riallacciandomi ai discorsi vitivinicoli, continuo così, ragazze. Dopo questo video ne voglio fare un altro, ovviamente, dove vi parlo dei preferiti del mese. Non ne ho molti preferiti, non ne ho molti preferiti, però sono sempre gli stessi, ragazze, come devo dire, sono sempre gli stessi, però mi piacciono. Parlo dei profumi, come parlo del trucco. Perché mi trucco poco, però mi trucco lo stesso. Scusate il chiasso che state sentendo, ma giù fanno chiasso come se non ci fosse un domani. E vabbè, ve lo dovete pigliare. Niente, mi dovete sopportare col chiasso che c'è fuori, perché c'è chiasso fuori, ma vabbè. Allora, tenete conto che sono le 9:36 e ho già questa ora del giorno con un chiasso terribile. La gente, vabbè, un po' per lavoro, un po' perché appunto devono pulire la loro casa, vabbè, non sto qua a dire perché e per come, però è così, ragazze. Ogni giorno è così, quindi quando la mia via, cioè, o c'è chiasso, o rumori di martelli, di trapani e di cose varie, vabbè. E già. E niente.
Questo è tutto. Quindi, cosa vi racconto di ieri? Nulla, è venuta una mia amica, vi ho parlato un po', l'ho anche truccata, novità del giorno, l'ho truccata, le è piaciuto il make-up che gli ho fatto, ed è uscito molto molto bello. Non dico chi era la mia amica perché tanto non la conoscerete mai, non sapete chi, quindi so anche che non ve ne può fregare di meno, però novità. Ho truccato una persona ieri, voi direte tu? Non sei una make-up artist che mi devi truccare? Ah, che cavolo c'entra? Ognuno è libero di truccare chi vuole, ogni persona. Poi è vero, non sono una make-up artist, ma ho voluto truccare lo stesso perché mi faceva piacere truccare. D'altronde me l'ha chiesto lei, me l'ha chiesto, io ho detto come ti vuoi truccata? Scegli un po' tu, non troppo cupa ma neanche troppo pesante, una via di mezzo, cioè sul leggero, vai sul light. Io sono andata sul light, siccome che lei è di carnagione olivastra, e ho scelto un colore che si attenuava al suo stesso colore di carnagione olivastra. E quindi nulla, mi è piaciuto molto come l'ho truccata, all'inizio non mi convinceva. Colore per niente, no, nada, nada. Però poi quando l'ho fatto guardare allo specchio, ho detto, non è male, dai, perché esci sempre negativa? Invece no, alla fine è piaciuto e se l'è portata a casa il trucco, vero? È rimasta tutto il giorno truccata così fino a tornare a casa. Adesso non so cosa ne sarà uscito fuori dal trucco. Che l'avrà vista così, però io penso perlomeno che chi l'avrà vista così le sarà piaciuto molto il trucco, perché ho fatto un trucco bello leggero, bello light, come dico io. Quindi no, non pensate male, non perché l'avrà vista così, perché le persone notano quando un trucco occhi, un make-up occhi, sì, un make-up occhi è fatto male o hai fatto male. Invece il mio era fatto molto bello, molto naturale, molto leggero, colorato ma non troppo colorato, insomma una via di mezzo. Su, giù di lì, bello, è piaciuto molto. Non ero convinta all'inizio di quello che stavo facendo, ma poi però mi sono convinta grazie a lei che mi ha spronata a dire, ma sì, dai, non essere troppo fiscale con te stessa. E così mi sono autoconvinta. È vero che molti qua mi dicono su YouTube, beata convinzione, eh sì, beata convinzione alla fine. Perché non devo convincermi di ciò che mi fa stare bene? Come dice Kimono Blu, la gatta luna, fate quello che vi fa star bene. E in effetti faccio quello che mi fa star bene, perché no? Perché non devo dire che sto bene quando faccio video, quando trucco? Vabbè. Non sono, appunto, ribadisco, non sono una make-up artist, però mi piace truccarmi e se ho la possibilità truccare, perché no? Vabbè, non mi paga nessuno, però per hobby ogni tanto, se qualcuno me lo propone, io la trucco. E niente, l'ho truccata, ho fatto original, colore della pre-tirare, e un altro colore che adesso non mi ricordo. Già, bellissimi. Bellissimi colori, original, non so se ve li ricordate. Un altro colore che appunto non mi ricordo qual è. Boh, comunque tutti molto belli i colori. Fatto colori, sì, potranno sembrare per voi un po' troppo scuri, ma ho pucciato, come si può dire? Sì, ho. Sì. Ho toccata col pennello appena appena. Ho scavato sull'ombretto, ma non molto, una appena appena, tanto per vedersi un po' se c'era un po' di colore, e l'ho appunto pressato sulla palpebra, pressato con delicatezza, ovviamente, attenzione, con delicatezza sulla palpebra della mia amica. Bellissimo, bello bello bello. Appunto non mi convinceva, ma poiché colorava, cioè poiché scriveva, che pigmentava abbastanza. Vabbè, era pieno di glitter, però scriveva bene, dai. Alla fine è venuto un bel make-up occhi. Bellissimo, è piaciuto molto. Scusate se continuo a ripetere la stessa cosa, ma è la verità. Comunque,
Comunque niente, se questo video vi è piaciuto, appunto vi invito a mettere un bel like di supporto, un commento, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdere i prossimi video aggiornamento, seguitemi su TikTok come Melania Beauty Makeup e su Instagram come YouTuber Melania trattino basso sotto e anche su Facebook come Melania Barstail o come Melania Beauty Makeup. Bacio e perché no? Al prossimo video. Ciao.